fatto vedere che è una squadra di livello tecnico nettamente superiore, ovviamente, alle sue compagne di girone. Grazie a Dio l'ha fatto vedere. Ti dirò una cosa, però, che in questo quadretto di ottime giocate, a me sta piacendo molto il Shaarawy. L'egiziano si è ripreso, sta giocando molto bene con continuità sia all'andata sia al ritorno di questo turno di Europa League. Però quel 4-2, quel secondo gol di Grunwald pesa, perché là è proprio là, capisce lui qual è il problema di questa Roma. Cioè, questo a un certo punto, vabbè, se lo fai a gol, tanti sono in vantaggio. Ed è, insomma, una cosa grave, che non va bene per niente. Rudiger, volevo dire, intanto ha fatto la prima partita di 90 minuti in serie dopo il rientro dal lungo infortunio, e sicuramente sta, insomma, recuperando ancora. Io l'ho visto un po' troppo, come dire, attardato in difesa, sottolineando dei palloni che poi ha anche perso, però l'ho visto anche in esercizio tanta grinta nel difendere, nel rimanere in campo per i 90 minuti, e quindi questo forse è uno dei punti positivi di questa partita. Dopodiché è il punto positivo principale, sono i 3 punti che ci porta in testa al girone con 8 punti, e cioè, al secondo posto c'è proprio la squadra viennese che sta a 5. Quindi, insomma, sicuramente ha fatto un passo avanti verso una qualificazione al primo posto, che è l'obiettivo vero e unico di questa Roma. Davide? Esatto. Poi il fatto che noi abbiamo una panchina molto corta, quindi Rudiger dovrà giocare anche contro il Bologna. Ci sarà di nuovo, dicono, De Rossi al centro della difesa, Rudiger al suo fianco e Perez e Jesus sulle fasce. Ecco, un po' il problema della Roma sarà la panchina molto corta, è la domanda che ti faccio. E il fatto che Bologna ha molti ex, perché torna, guarda caso, con noi destro dopo 20 giorni di assenza. Dice non dal primo minuto, però dovrebbe giocare. E non sottovalutiamo che c'è anche Sadik tra gli ex. E tu cosa ne pensi, ecco, di questo Bologna? Pensi che gli sforzi di Coppa possono in qualche modo dare fastidio alla Roma falcidiata dagli infortuni? Cosa ne pensi di questa domenica sera? Cosa vedremo? Guarda, io penso che le coppe indubbiamente mettano a dura prova le squadre, e specie quelle che non hanno una seconda squadra titolare, tra virgolette. Io penso alla Juve, in molti dei ruoli vedo delle sostituzioni di alto livello. Un difensore lo cambi con uno come Benatia, un attaccante, ora perché Dybala si è rotto, ma insomma alternavi 3 attaccanti di alto calibro, e quindi non ti pesa soltanto se hai 2 squadre vere. E io lo vedo col Sassuolo, lo vedo con la Roma, lo vedo con la Fiorentina. La forma fisica ne risente, ma questo è ovvio, soprattutto che 90 minuti ad alta intensità in più. E quindi soffri questa cosa. Noi poi abbiamo questo problema, sta maledizione, che quest'anno, insomma, sono gli infortuni, specie in difesa, dove è un'ecatombe. E ora pensiamo a Emerson Palmieri, Manolas, Mario Rui, Fazio. Cioè, veramente, insomma, vai a perdere parecchio in difesa. Spalletti, grazie a Dio, ha trovato, non da ora, ma già da qualche tempo fa, trovato questo sistema del finto terzino di Juan Jesus, che lo posiziona sulla fascia, ma in realtà con il difensore centrale non sale mai, in modo anche da coprire lo spazio che lascia libero Bruno Peres quando sale. E non che Juan Jesus dia una via sicurezza, e contro l'altra Vienna si è visto tutto, insomma, che non dà sicurezza, però almeno è un corpo fisico, materialmente fisico, in più. Sicuramente contro Bologna è più difficile di quello che sembra. Bologna è una squadra allenata bene da un allenatore esperto come Donadoni, ha dimostrato l'anno scorso di essere una squadra che può anche ottenere risultati buoni da metà classifica, e sicuramente se riescono a sfruttare bene il fattore stanchezza, insomma, diventa un problema. Secondo me, paradossalmente, dobbiamo adottare molto una tecnica zemaniana. Io sono convinto che finché c'è questa emergenza infortuni, bisogna puntare molto su fare più gol dell'altro, perché in difesa la vedo veramente difficile rimanere con la porta inviolata. Cioè, noi siamo rimasti con la porta inviolata soltanto contro l'Empoli, che è una squadra che ha fatto 2 gol, tra le altre cose, nella stessa partita, in 11 turni di Serie A. Contro tutte le altre abbiamo preso gol, e neanche pochi.
Quindi insomma, io credo che in questa situazione, nello specifico, bisogna sicuramente puntare tanto sull'attacco. E se vogliamo coprirci in difesa, ecco quello che poi ho fatto Spalletti contro gli ennesi, cioè mettere Strootman che praticamente ti copre dalla difesa fino a tre quarti campo e, come dire, e ti fa vedere meno in attacco. Quindi metti quattro difensori, Strootman a filtro e poi però giochi tanto sul tridente, che è essenziale, e su Bruno Peres che si è aggiunto gli attaccanti. Carmine? Allora, io mi volevo ricollegare al discorso che facevo prima, appunto sul che facevate prima sulla difesa. Secondo me l'assenza che ovviamente la Roma sentirà maggiormente è quella appunto di Florenzi, perché Spalletti, tra i tanti meriti che ha avuto, è stato bravo a ritagliarli quasi un ruolo da regista difensivo, perché non dimentichiamoci che contro il Napoli la mossa di Florenzi spostato un po' più in avanti ha proprio spiazzato Sarri. E se guardiamo bene le partite della Roma, ci accorgiamo che il compito della regia difensiva è proprio affidato a Florenzi e non ai centrali difensivi, ma è lui che fa, diciamo, tra virgolette, con le dovute proporzioni, il Bonucci della Roma. Quindi credo che sia in fase di spinta, ma in fase anche di diciamo difensiva, perché giocando più volte, più partite in quel ruolo, aveva comunque assunto una certa maturità, la Roma abbia gravi problemi con l'assenza appunto del terzino della nazionale. Sì, Florenzi è un assente che si fa sentire. Io dirò, in sincerità non mi sembra l'assenza più pesante, perché secondo me quel ruolo lo può ricoprire in parte Schierotti, ora che gioca centrale. È uno che soprattutto 2 anni fa gli è stato insegnato, o meno, ha potenziato le sue capacità di impostare, quindi poi quel ruolo lo cerca di ricoprire uno come De Rossi, oppure anche, come è successo contro l'Austria di Anatolia, Paredes che viene a prendere palla e poi cerca di impostare e poi torna a centrocampo. Ti dirò che poi in questo ruolo, tra le altre cose, come a me piace che sia centrale a impostare, proprio come filosofia di gioco. E in questo ti dirò che sono in spazio, allenato a dovere, a un piede molto educato e molto, come dire, tecnico, sotto questo punto di vista. Forse un po' lento? 2 o 3 volte. Forse è un po' lento. È un po' lento. Compassato, diciamo. Come dire, secondo me questo non è determinante, perché non sono difensore a impostare bene, soprattutto con quel tocco delicato, quindi è preciso. Puoi anche impostare da fermo o semifermo in difesa, e soprattutto noi che giochiamo con gli esterni, tu devi impostare cercando di far arrivare palla all'esterno in corsa, all'ala in corsa. E quindi appunto questo, insomma, in ottica futura, in ottica attuale sì, Florenzi è una grave assenza, ma io sento molto di più l'assenza di un centrale. Cioè io i punti dove l'Austria Vienna, per esempio, ha menato di più erano proprio centrali. Infatti Rudiger e De Rossi sono stati ammoniti subito, entrambi stati ammoniti nel primo tempo. Insomma, come dire, là manca l'esperienza di Manolas, manca un giocatore che stia bene. Mi spiace tantissimo, Fazio stava facendo delle buone partite, stava crescendo molto, c'è avuto molto stop, e quindi secondo me è là che Spalletti deve puntare molto. Anche perché un giocatore come destro, contro di noi soprattutto, perché poi abbiamo sempre la maledizione, insomma, autoimposta, storicamente veritiera dell'ex, con noi gli ex, dopo Korupski, fanno partite eccezionali e ci segnano quasi sempre, bisogna stare attenti a destro. Sulle fasce, secondo me, rispetto all'anno scorso, con la cessione di Giaccherini, il Bologna ha perso tantissimo in fase offensiva dalle fasce, quindi non è che si passerà di più o dalle parti centrali a destra o comunque a destra finalizzatore della manovra, e quindi bisognerà stare attenti a non farsi anticipare da un giocatore che con noi ha fatto veramente delle partite tremende. Ma pensi che in condizioni normali la difesa della Roma, la coppia centrale titolare, sia Manolas Rudiger o Manolas Fazio? Guarda, nei progetti era Manolas Rudiger, ovviamente. Attualmente non te lo so dire, perché dovrei vedere un Rudiger al 100%.
io ti dico, a me questo Fazio, questo ti Fazio convince nella difesa col falso terzino mi piace tantissimo, mi piace tanto, mi piace, vabbè, pure per una visione un po' antica del calcio, quindi pure fisicamente mi piace come un difensore che sia così, cioè così fisico. Sì, infatti era arrivato a Roma con qualche titubanza, adesso sta, diciamo, sta cambiando i pareri, eh. Beh sì, parecchio, perché comunque ha fatto delle prestazioni pure quando la squadra ha perso, ha fatto delle prestazioni buone, buone a volte, come dire, cioè, ha fatto più del suo dovere, insomma, ha dimostrato di avere abilità che i tifosi romanisti, per come sono fatti, sono sempre titubanti, se non conoscono il nome dicono mo questo chi è, dove l'abbiamo preso, mo questo siamo accattati, invece bisogna poi dare fiducia a delle realtà che magari non si conoscono, che sono giocatori degni come, come appunto Fazio. Sicuramente Rudiger è più veloce, sale di più verso il centrocampo, anche lui, attenzione a impostare, è più versatile perché sa anche fare il terzino, però ecco, ti posso dire, la formazione secondo me ideale sarebbe Rudiger terzino alla Juan Jesus, Manolas, Fazio e Bruno Beres e Florenzi a centrocampo. Questa diventa, questa, secondo me, se questa difesa diventerebbe una gran difesa, una vera difesa diventerebbe. Va bene ragazzi, ore 23:27 in questo minuto. Caro Matteo, diamo appuntamento alla Tana dei Lupi la settimana prossima? Certo, certo, martedì alle 9 come sempre, il nostro Cristiano Montanarella in tribuna stampa, io Alessandro Paglioni, la Luca di Corriere Giallo Rosso, insomma i soliti ospiti, più forse altro ospite nuovo, Marco Roberti, che insomma collabora con molti siti, che verrà appunto a parlarci anche lui di calcio in generale ma anche di Roma. Oh, perfetto, quindi appuntamento imperdibile martedì sera come tutte le settimane. Ok caro, noi ti mandiamo un abbraccio, un buon weekend a te e ovviamente insomma speriamo per gli amici giallorossi che vadano bene le cose alla Roma. Esattamente, grazie, anche Moro lo spera. Va bene, ciao. Ciao Matteo. Ciao, ciao Matteo. Ciao ragazzi, ciao, buona serata, ciao. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Dance like you got concussion on.